credo che donne e uomini dobbiamo essere insieme a dire basta alla violenza sulle donne. Viviamo sulla nostra pelle la disperazione di donne e di uomini, di giovani donne e di giovani uomini che nel Mezzogiorno d'Italia non hanno prospettive e non hanno futuro. Beh, in Italia in Mezzogiorno abbiamo una donna su quattro che lavora, insomma. E le donne appunto sono disoccupate, quando lavorano non ci sono strutture a supporto della famiglia, non ci sono asili nido. Faccio l'appello alle istituzioni, insomma, governo nazionale che deve porre all'agenda politica e sociale del governo appunto l'occupazione per le donne nel Mezzogiorno e aggiungo anche i giovani del Mezzogiorno. Al governo regionale di porre in essere iniziative concrete anche utilizzando i fondi POR, per esempio per implementare l'occupazione femminile nel Mezzogiorno d'Italia, anche per esempio per la crescita dello start-up e di nuove imprese. L'indipendenza economica quanto è importante? Purtroppo credo che incida molto, perché anch'io che lavoro nel sociale spesso sento dire non mi posso separare perché non saprei come vivere da sola, non ho un reddito, non ho... Sì. Se il vostro ragazzo alza le mani, voi che cosa fate? Beh, penso che la cosa essenziale sia andare subito a denunciarlo e non nascondersi, non avere paura e non sentirsi in colpa, perché di solito le donne tendono a sentirsi in colpa. Le donne bisognerebbe che fossero un po' più remissive, perché adesso la società è cambiata e le donne stanno prendendo il sopravvento sugli uomini, secondo me. Ma che cosa pensa invece di quegli uomini che picchiano le donne? Beh, quelli sono senz'altro da condannare, perché la donna non si tocca neanche come un fiore, come si soleva dire una volta.